Danilo, immagini che vi giungono in diretta tramite la piattaforma Sportub Eleven Sport. Quarto turno della Serie C, campionato 2017-2018, si affrontano Regina e Matera. De Francesco prende la rincorsa. Il cross di De Francesco, prolunga di Filippo, interviene Golbovic, carica il destro Bezziccheri. Ci ha provato Daniel Bezziccheri, talento di proprietà della Lazio, classe 9. Non manca la classe al numero 10 del Matera, Nicola Strambelli. De Falco, servito da Casoli, pesca centralmente, ancora Strambelli il sinistro che si perde sopra la traversa. Ci ha provato. Recuperano Marino, poi Mezzavilla che fa partire Sciamanna, più veloce Sciamanna di Scognamillo. Oh, esce Golubovic. Tutto regolare, secondo il direttore di gara, intervento sulla palla di Goluto che scatta in questo istante. Regina 0, Matera 0, l'idea di De Francesco per Porcino. Porcino in posizione regolare, Porcino col sinistro! E sono due in campionato per Noni Porcino, che ormai è un cecchino infallibile. 38esimo minuto, Regina 1, Matera 0, in vantaggio i padroni di casa. Grandissima idea di Alberto De Francesco. Porcino. Solerio, vero e proprio faro di questa Regina, attenzione al tocco di Laezza per Di Filippo, blocca a terra Golubovic. Non ci ha pensato su Nicolas Di Filippo col sinistro. Calcio di punizione. Sbaglia Matera, serve involontariamente De Francesco, prova a girarsi Bezziccheri, perde l'attimo. Marino carica il destro. Centrale. Sta fornendo il necessario aiuto alla Laezza. La spaccata di Mezzavilla. Porcino non riesce ad evitare Maimone, il destro di Maimone che si perde a fondo campo. Parte Strambelli dalla bandierina, la spaccata, il pareggio del Matera. Regina 1, Matera 1, quando siamo al 52esimo minuto, dalla corner di Strambelli è arrivato il numero 17 Leonardo Sernicola, proprio il cambio deciso da Auteri all'intervallo in questo momento si rivela decisivo. Sernicola e Casoli, avanza Casoli, vede liberissimo Strambelli e lo serve. Strambelli a destra, può puntare Solerio. Strambelli, è arrivato Angelo come un treno, il cross basso allontana la difesa della Regina. Attenzione alla battuta di prima da parte di De Falco, innesca Casoli, prende velocità Casoli centralmente, allarga su Strambelli, il controllo di Strambelli, punta Solerio, Strambelli in area, il sinistro di Strambelli, Cucchietti, poi Angelo, Gatti allontana, stacca Mezzavilla, non ci arriva però il pallone nella zona di Casoli, servito adesso da Strambelli. Casoli può entrare in area, è solissimo Casoli, pallone sul destro, preferisce un cross basso Casoli anziché un tiro in porta. Porcino si sistema la palla sul sinistro, il cross che taglia tutta l'area piccola e termina a fondo campo dopo la deviazione provvidenziale di Scognamillo. Era ottimamente appostato Jacopo Sciamanna, si risveglia la Regina. Pasqualoni, giù Pasqualoni, non c'è fallo. Strambelli carica il sinistro, Strambelli di poco al lato. Strambelli, avanza Strambelli, Angelo, tutto solo Angelo, e ci mette una pezza di Filippo. Di Filippo ha salvato la Regina. Attenzione a Battista davanti a Cucchietti, palo clamoroso del Matera, e poi allontana Pasqualoni. Palo di Battista, triplice fischio del signor Proietti di Terni, chissà se prenderà sonno stanotte Gaetano Auteri. Porcino per la Regina, Sernicola per il Matera, e questo palo ha graziato gli uomini di Agenore Maurizi al 95esimo minuto. Regina 1, Matera.